Il pavimento in questa azienda è il tavolo di lavoro, quindi le vele vengono cucite per terra perché sono di dimensioni molto più grandi rispetto a un abito o a un cappotto. Con un tavolo è quasi impossibile, o fai un tavolo gigantesco, allora a quel punto col pavimento riesci a lavorare senza che la vela cada. Vele cucite a mano, pezzo dopo pezzo, per windsurf, barche da regata, yacht, clienti da tutto il mondo, fatturato annuo di 1 milione di euro circa, 11 persone impiegate. La Challenger Sales è la principale veleria marchigiana, sede a Senigallia, e di Senigallia sono Mario Mainero e Claudio Badiali, i fondatori. Si conobbero negli anni 60 al Circolo Nautico. L'avventura nasce nel 1977, quando da giovani velisti impegnati in regate internazionali abbiamo pensato bene di incominciare a costruirci il motore della barca a vela, che sono le vele. La prima officina in un piccolo scantinato. Armati di 50.000 lire a testa, siamo andati a comprare un po' di tessuto, usare la vecchia macchina da cucire di mamma, e abbiamo iniziato. La volontà ferrea sia mia che del mio socio, e che ci sta accompagnando ancora oggi. È bello, ogni giorno è una novità, ogni giorno è un qualcosa di interessante da tagliare, da disegnare, da cucire, bello. La progettazione al computer, il disegno e il taglio delle vele su questo grosso banco. È l'unica fase automatizzata della produzione, il resto è fatto a mano. Vele ma anche tappezzeria, una sartoria per chi va in mare. Negli anni 70, all'inizio di questa vicenda imprenditoriale, la nautica era una nicchia, il successo tutt'altro che assicurato. C'erano pochissimi porti, per cui chi voleva avvicinarsi al settore della nautica da diporto non aveva la possibilità proprio materiale di poter mettere a varare le barche e tenerle in sicurezza in un porto. Poi negli anni 80 si sono incominciate questa nuova mentalità anche da parte del governo italiano di promuovere la costruzione di porti turistici, e quindi anche la nostra attività ha avuto una possibilità di potersi espandere in maniera significativa. Tra chi usa le vele della Challenger Sales c'è Maciek Rutkowski, 30 anni, polacco, in corsa per la Coppa del Mondo di windsurf, specialità slalom. Nei prossimi giorni la sfida decisiva in Giappone. Io trasformo le sue sensazioni in modifiche da portare alle vele, per cui è un continuo sviluppo e ricerca. L'impresa della Interceptor, vincitrice della Barcolana di Trieste nel 2017, un'altra fonte di orgoglio. E queste sono le nostre vele, che quindi è un prodotto che oltre a essere bello è anche performante. 45 anni di storia per questa azienda, dove è in corso il ricambio generazionale. Il futuro è di Francesco, il figlio di Mario, e Lorenzo, quello di Claudio. 45 anni di storia guidati dal saper fare, le tentazioni delle multinazionali sempre respinte. Tu gli dai il tuo know-how, la tua capacità, loro ti aiutano a fare un salto di qualità a livello di vendite, però alla fine credo che il vantaggio sia più loro che il nostro. È meglio essere padroni in casa propria che in affitto in un castello, secondo me.